Hola, hola a tutti fanciulli e fanciulle e benvenuti e benvenute in un mio nuovo video. Stessa location degli ultimi video? Penso di sì, mi sembra che gli ultimi li abbia girati tutti quanti. Devo sempre trovare la posizione giusta, sto sempre agitata e sto pure a guardare nella direzione sbagliata, devo guardare qui, scusate. Altro abitino da casa, lo sapete, ormai la Robby e i suoi zinaletti, come si dice dalle mie parti, anche se lo zinaletto dalle mie parti sarebbe il grembiulino, quello che porta la massaia quando sta in casa e cucina. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, quale sarà l'argomento di questo video? Partiamo con il video. Saldi, allora, non ho in realtà bisogno di chissà bisogno, ho parlato pure in italiano forbito, sì, non ho bisogno di chissà quali cose, infatti per me non credo acquisterò nulla, ho già acquistato dei saldi, yes, Robby ce la puoi fare. Oggi qui c'è stato un nubifragio, pioggia, vento, è volato di tutto, so che ci sono stati danni anche al nord Italia, un macello, adesso è riuscito il sole prepotentemente, quindi c'è anche la cappa dell'umidità. Molto bene, quindi con molta calma cercherò di girare questo video. Allora, dicevo, ho preso dei sandali per me, ma non c'erano ancora i saldi, li ho sempre presi all'outlet, quindi non ve li faccio vedere perché non avrebbe senso, essendo questo un video di saldi. Devo dire la verità, sono rimasta abbastanza delusa da questi saldi. Sono andata nel centro commerciale, quello famoso, per chi è delle mie zone, il centro commerciale Aprilia 2, quello nel quale c'è il negozio di Brochet, quello di Wycon e quello di Kiko, nello stesso store. C'è anche una profumeria a Gardenia. Sono rimasta delusa, veramente molto delusa. Cercavo più che altro delle cosine per la Vivi ed eravamo partiti per andare da Tezenis, perché in genere Tezenis ha sempre fatto dei saldi e degli sconti fantastici, ovvero tutto al 50%. E invece quest'anno ho visto che non è affatto così. Gli articoli in saldo sono pochi rispetto a quello che mi sarei aspettata. Molti articoli non sono in saldo e quindi sono rimasta abbastanza delusa. Sì, ho preso qualche cosina da Tezenis, ma veramente poca robina rispetto a quello, insomma, che pensavo di poter prendere. In genere faccio scorta di slip per Riccardo, completini intimi per la Vivi, se c'è qualche bermudino, se, insomma, quello che riesco a trovare, poche cosine. Vi faccio vedere, in realtà sono quattro cosine in croce, però lo sapete, come sempre mi fa piacere condividere ciò che acquisto, insomma, anche per avere un po' un riscontro con voi. Ed è un'occasione comunque per fare un video e per stare un pochino insieme. Allora, vi faccio vedere. Una cosa che volevo dire, sono stata a fare un girettino anche da Wycon e da Kiko. Ho visto in giro dei video, qualche video sui saldi di Kiko e ho visto persone strabiliate dalla fantasticità, se così si può dire, dei saldi di Kiko di quest'anno, quasi tutto al 50%, super collezioni a metà prezzo. O il Kiko nel quale, che si trova in questo negozio non è abbastanza rifornito, cosa che non mi sembra perché è piuttosto grande come store. Oppure non so, non mi faccio più entusiasmare da questi sconti eclatanti, ma io di roba veramente insomma, per cui valesse la pena di comprare, di spendere soldini, io sinceramente non ho visto nulla. Tant'è vero che da Kiko sono uscita così come sono entrata a mani in mano. E l'unica cosa che ho preso da Wycon, sono entrata da Wycon e ho preso l'eyeliner, quello in penna, diciamo, perché mi è terminato, non scrive più e quindi necessitavo proprio di prenderlo, ma non mi sono proprio lasciata attrarre da niente e da nessuna cosa in particolare, perché tutta questa grande scontistica, guardate, o è cambiata la mia testa, non lo so, vabbè, comunque, bando alle ciance, andiamo. Allora, sono andata in questo negozio che si chiama Diverso Fashion, Diverso sarebbe Diverso Fashion. E la Vivi necessitava di un costumino, ma ho visto i prezzi, a parte che il Tezenis non ha
scontato assolutamente i costumi. C'era Calzedonia che ha scontato un po' i costumi, ma tutte cose, non lo so, poi lei è molto decisa. Lei, se a lei una cosa piace, mamma, questa mi piace, la prendo, me la metto. Cioè, se me la compri, me la metto. Oppure mi dice: no, no, mamma, guarda, lei gira il negozio, dice: no, non c'è niente che mi attiri. Vabbè, lei è fatta così, è abbastanza veloce e abbastanza decisa. Luna è su. Comunque, in questo negozio abbiamo trovato un costume. Quest'anno si è fissata che voleva il costume intero. Va a capire perché, ma io l'ho lasciata fare, l'ho assecondata perché l'importante è che sia serena e tranquilla, capite bene, vista la situazione. E guardate che carino, è molto semplice, è un costume veramente semplicissimo. La parte davanti, vedete com'è fatta? Mi sono depilata le ascelle io, mi sa che non c'ho nemmeno una depilazione fresca fresca, c'ho la depilazione da qualche giorno, ma sì, adesso passerà il messaggio, tutti che diranno che la Colors è diventata una trucida, una zozzona, vabbè. Pazienza, bisogna pur campare in qualche modo, facciamo chiacchierare le persone le che hanno qualcosa da dire, vabbè, come al solito. Allora, beccatevi le ascelle neanche depilate di fresco, ragazze, vogliatemi bene così, eh? Ci vogliamo bene lo stesso, noi anche senza ascelle depilate di fresco, ma non credo neanche, insomma, che sì, non è che ho i peli della scimmia, intendiamoci. Però questo passa al convento e questo ci prendiamo. Allora, bisogna essere un po' più easy nella vita, ragazze. Bisogna essere, non che uno non debba tenerci, ci mancherebbe altro, però dai, su, bisogna essere un pochino più serene e rilassate nella vita, non so questi problemi della vita. Chi mi dà ragione di questa cosa? Va bene, c'ho pure il prurito. Allora, dicevo, vedete che carino, davanti è tutto liscio, sembrerebbe un costume da ultra novantenne. Guardate quanto è carino nella parte, diciamo, posteriore. Ha queste due strisce, allora, praticamente ha questa strisciolina, fluo, verde fluo, e poi ha questa ruche. Rosa, adesso non so cosa passerà, ma è un rosa proprio confetto, che forma appunto questo gioco qui dietro. È veramente delizioso ed è abbastanza non scosciato, come dire, abbastanza sottile. È una sorta di costume a perizoma, ecco, diciamo così. Ma vedete, insomma, davanti rimane tutto completamente coperto. È un pochino più sexy nella parte posteriore. E questo veniva 13,50 con lo sconto del 20, è venuto 10,80. Devo dire, insomma, che si può fare. Ovviamente laverò tutto perché non esiste che si comprano le cose nei negozi e non si lavino prima. E poi c'erano veramente in questo negozio ci sono tante cosine carine, veramente alla portata di tutti, ma veramente molto carine. Per le giovani, per le teenager, insomma, anche per le persone non proprio quindicenni, ma se uno ha la pazienza di spulciare, come dico io, e di cercare, non, niente male, ci sono proprio veramente delle offerte carine. Poi si è innamorata lei di questa magliettina, guardate che carina, ora così non rende molto a dire la verità, è praticamente una magliettina corta che rimane all'ombelico e poi la spallina la si può portare o completamente, diciamo, all'altezza facendo uscire le spalle oppure poggiata in questo modo e ha questa balza, questa ruche, chiamiamola, molto carina, l'ha indossata perché io le dico sempre di provare tutto, perché deve provare sempre tutto, non si compra mai a scatola chiusa, e anche se non le si darebbe una lira, una volta indossata con le forme è veramente carina. Questa è davvero costata una sciocchezza perché veniva a prezzo pieno 5,50 e da 5,50 con il 20% di sconto l'abbiamo pagata 4,40 euro. Devo dire che si può fare, dovrebbe essere tra l'altro 100% cotone. No, 95 vistosa, viscosa e 5% elastan, ma la viscosa lo sapete è come il cotone, lo sapete, insomma è comunque fresca come il cotone. Quindi questi sono stati due acquisti che abbiamo fatto in questo negozio. Vi ho detto, sono poche cosine. Poi, da The Zenis, cercavamo appunto un costume che non abbiamo trovato, cercava dei bermudini che non ha trovato come piacevano a lei, in realtà ce n'erano un paio, ma non erano in saldo. Io per principio, se vado per saldi, devo acquistare i capi in saldo perché non mi va di essere presa in giro. Quindi ho detto: amore, questi non sono in saldo, non è che ti mancano i pantaloncini, dico, per cui
Non mi va, insomma, mi scoccia proprio perché questi ti mettono lo specchietto per le allodole con i saldi fino al 50%. Poi quando vai dentro in saldo trovi le ciofeche e trovi le cose che ti piacciono a prezzo pieno. E tante volte uno dice: vabbè, ma che vuoi che sia? No, io queste cose, cioè, non mi va di acquistare in questo modo. Comunque, da De Zenis abbiamo speso 34,65 euro. E che cosa abbiamo preso? Io in genere prendo sempre i boxer per Riccardozzo, e come sempre, perché trovo che siano ottimi, hanno gli elastici che sono fantastici, mi piace il cotone e mi piace anche l'odore a me della biancheria dei tessuti quando sono nuovi. E quindi quando ci sono i saldi a giro appunto tra inverno ed estate faccio sempre una piccola rimessa di slippetti per il ragazzo, per il figliozzo. Allora, questi sono costati 4,45 euro l'uno ed erano al 50%, quindi ho preso questi che hanno questa fantasia un pochino, quasi una sorta quasi mimetica, diciamo, fondo blu, fondo nero con questi, cioè fondo grigio, nero e blu, insomma, c'è un po' di tutto. Poi questi in stile militare con il fondo chiaro, sembrano giganti, ma in realtà è una L. Ovviamente poi vanno inseriti nel corpo, quindi sembrano giganti, ma questi poi in realtà vanno poi, ovviamente, no? Vanno riempiti. E ok, questo chiaro, sempre lo stesso prezzo. E poi questo che mi è piaciuto particolarmente, questo è un grigio antracite scuro con i profili rossi. Anche se in camera sembra blu, vi assicuro che è un grigio. 4,45 l'un per l'altro. Poi la Vivi si è innamorata, non capisco perché a me non mi dice niente sta maglietta, ma lei se n'è proprio innamorata. Si è innamorata di questa t-shirt molto semplice, basic, bianca, abbastanza lunga. Ora certo è spiegazzata, dovrò lavare tutto, ma ho detto: mamma, no, questa mi piace, dai, da mettere sugli shorts, fuori, dentro, da annodare. Ha questo disegnino OMM, c'è scritto. Con le manine, con le unghie, insomma, si è innamorata di questa cosa. Questa l'ho pagata a prezzo pieno perché questa non era in saldo. Sette, no, era in saldo pure questa al 50%. Aspettate, aspettate. T-shirt, sì, ha voglia, no, vi ho detto non ho preso cose che non erano in saldo. 7,99 meno 4,04, quindi 8 meno 4, l'abbiamo pagata poco meno di 4 euro, 3,95 euro, una cosa del genere. Sì, mi ricordo che me la sono fatta passare in cassa dalla ragazza perché ho detto: ma questa è in saldo, perché stava tra tutte le maglie appese che stavano in saldo, che erano in saldo, ma non avevano, probabilmente gli è sfuggita a loro il fatto di metterci, di affiggere l'etichetta del saldo, quindi ha voluto prendere questa, quindi 3,95 euro mi sembra che veniva. Poi si è innamorata di questo corpetto, chiamiamolo corpetto, insomma, di questo top, ecco, più che altro un top. Anche questo sembra tutto blu, in realtà è nero, con questo profilino verde, verde petrolio, verde, sì, petrolio. Questa è la linea, quella diciamo sportiva che hanno. Era rimasto l'ultimo, unico figlio, non è ultimo figlio di madre vedova, unico figlio di madre vedova. Le piaceva tanto. Questo qui, adesso vi dico. Questo veniva 15 euro meno il 50%, quindi meno 7,94 euro, abbiamo pagato 7 euro e qualcosa. E le piaceva tanto. Qui c'è questa parte inferiore, se vedete bene, è a mo' di retina, diciamo. E lei queste li mette anche per uscire sugli shorts, magari ginsetti, e le piacciono tanto. E poi le ho preso un completino intimo. Allora, lo slippino è un amore, è una brasiliana e questo l'abbiamo pagato 2,45 euro con lo sconto del 50%. È un amore, veramente un amore, è questo color blu elettrico ed è appunto una brasiliana. Lei li porta, ovviamente è giovane, è carina, è ben fatta e se li gode e si trova tanto bene. Da che era molto scettica: mamma, no, io sono abituata a portare i mini boxer, mi dà fastidio, non lo sopporto. Invece no, la brasiliana la tollera bene, il perizoma no, quello onestamente quel filetto lì non è proprio il caso, ma questa è molto carina, 2,45 euro. E poi abbiamo preso il reggiseno abbinato, semplicissimo, basic, liscio, eccolo qui, con le coppe un pochino imbottite, e questo è venuto
tenuto al 50% 7,45 euro. Ha le coppe imbottite, lei lo preferisce così, si trova a suo agio con questo, e quindi questi sono stati gli acquisti che abbiamo fatto da Tezenis. Vi metto tutto dentro perché questa roba andrà tutta in lavatrice, come ho già detto. Poi qualcosa per il figliozzo. Allora, per il figliozzo siamo andati in questo negozio per il figliozzo, Tokunoshima. È un negozio di abbigliamento molto low cost. Adesso mi cominciano a sudare i baffi, scusate, ma non mi andava di portare il ventilatore di qua perché in realtà l'aria è un pochino rinfrescata. Qui c'è stato l'uragano oggi, veramente è venuto giù pioggia, vento, un macello, si era un po' rinfrescato. Adesso, con l'uscita del sole, ricomincia l'afa. Vabbè, fa niente. E aveva bisogno di due cosine sciu e sciu al volo proprio. Allora ho detto: amore, andremo poi all'outlet a prendere qualcosina di un pochino più carino. Lui è un po' fissato con le firme, purtroppo per me. Io non sono molto attaccata a queste cose, lui sì, sarà pure l'età. Ho detto: senti, per il momento prenditi queste cose che ti servono al volo, poi non appena papi avrà il suo giorno di riposo che coincide con il tuo e con il mio, andiamo a dare un'occhiata anche di là per vedere che cosa c'è. Comunque, questo negozietto è una fonte inesauribile di idee, perché veramente le cose costano pochissimo e devo dire che una stagione piena, barra una, barra due stagioni, si fanno tranquillamente, cioè non sono vestiti che si sbriciolano dopo il primo lavaggio. Ecco, questa piccola premessa ho voluto fare. Allora, qui abbiamo speso 28 euro. Ha preso un paio di Bermuda, guardate che carini, ma io vi farei vedere, cioè il tessuto è un ottimo cotone, veramente. Sono anche cuciti bene, cioè per il prezzo che hanno, sono veramente carini. Ma proprio tanto tanto, ha preso questi Bermuda qui, eccoli qua, in questo color beigiolino che può abbinare con il nero, con il blu, con il bianco, con il panna, veramente con tutto. E gli piacevano, cercava questi Bermuda con le tascone. E questi sono venuti, venivano 25 euro, a prezzo scontato sono venuti 15 euro. Quindi devo dire niente male, ovviamente li ha provati. Belli, stanno proprio bene. Poi ha preso questa magliettina, questa è venuta da 8 euro col 25% di sconto, 6 euro, quindi un prezzo abbordabilissimo. È una canotta molto molto easy, niente di che, in un tessuto veramente, vedete, trasparente, leggero, ed ha Joker davanti, eccolo qui, non so se riuscirete a vedere, aspettare, me lo voglio far vedere bene, è abbastanza lunga. Eccola qui, e ha Joker, eccola qui, ha con questa scritta: Life is a joke. Niente di che, insomma, a lui è piaciuta, gli sta bene, una cosina per cambiarsi, l'estate va più che bene. E poi ha voluto prendere questa t-shirt, io gli ho detto: ma prenditi un altro pantalone, insomma, no, no, mamma, basta, basta. Io devo dire che i miei figli in questo, con mio marito, siamo stati bravi, nel senso che sono ragazzi che non hanno mai fatto capricci nei negozi, non hanno mai puntato i piedi, non si sono mai buttati per terra, non hanno mai rotolato. Anche crescendo, ma fin da piccoli li abbiamo abituati a non chiedere, nel senso, si va nel negozio, ti facciamo scegliere tra alcune cose e tu poi scegli tra le cose che mamma e papà ti fanno vedere quella cosa che ti piace di più. E sono cresciuti appunto sapendo che non tutto quello che si desidera si può comprare. E non sempre si può fare, perché per guadagnare soldini bisogna lavorare e faticare. Perlomeno a casa nostra così funziona. E quindi loro sono cresciuti con questa cosa, che se mamma e papà ti dicono no, ok, può non andarti bene, certamente non fanno i salti di gioia, ma se mamma e papà ti dicono no, c'è un motivo. Quindi i capricci nei negozi non si fanno. E sono venuti in questo senso, insomma, bene. Quindi ecco, io oggi gli avrei preso anche una cosina in più, ma ho detto: no, no, mamma, basta, guarda, basta, 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 non mi va di farti spendere troppi soldi, va bene così, c'ho le cose, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Una cosa buona l'abbiamo fatta con questi figli.
Quindi ha voluto questa maglia, questa qui, sto nervoso, mi ha detto mamma, mi piace tanto, non ha niente, è una semplicissima maglia liscia, bianca, una t-shirt semplicissima, sto nervoso perché vi dico sempre che stai nervoso oggi, in dialetto ovviamente nostro, non che sei nervoso, che stai nervoso, che te rode, stai nervoso, ma guarda la maglietta che tu mi dici sempre che stai nervoso, ecco. Quindi ha voluto questa maglietta, questa da 10 euro l'abbiamo pagata 7 euro, eccola qui. E questo per quanto riguarda questo negozio, insomma, abbiamo finito. Quindi è andata così in questo negozio. Ok, poi vi faccio vedere, giusto perché mi faceva piacere farlo, ma in realtà non è un saldo, ma era una cosa che avevo preso in offerta con una cartolina sconto, un piccolo acquisto che ho fatto da Yves Rocher. Ecco qui, queste sono le sportine che loro davano fino a un po' di tempo fa nel loro negozio. Acquistavi la sportina, costava una sciocchezza, mi sembra 1 euro, e poi questa la si portava dietro perché loro non davano sportine. Per una questione aziendale, insomma di scelta aziendale, di ecologia, eccetera, eccetera, hanno dovuto abolire questa cosa. Mi spiegava oggi la commessa, quando mi ha vista tirare fuori questa dalla borsa, la commessa mi ha detto: signora, dice che brava, dice lei ce l'ha, insomma la utilizza. Dico: certo che la utilizzo. E mi fa: dice, no, perché lei stava tirando fuori la busta di carta. E dico: no, no, non mi serve questa. Dice: oh, signora, dice lei ce l'ha ancora. Dico: ma perché non fa? Dice: no, signora, abbiamo dovuto interrompere questa politica perché è stata fortemente criticata. Ci hanno massacrati le clienti per questa cosa, perché nessuno voleva spendere 1 euro. Mi sembra costasse la borsetta, ma preferiscono avere, ci fanno utilizzare le bustine di carta anche solo per un rossetto, anche solo per un burro cacao. Ragazzi, qua parliamo tutti di ecologia, parliamo tutti di risparmio, parliamo tutti di ambiente. Non lo so, è vero che anch'io compro i detersivi, anch'io inquino, non sto dicendo che io sia perfetta, però un'azienda che ti dà la possibilità di poter avere una sportina, questa tra l'altro vi faccio vedere una volta che si chiude, diventa, sapete, quelle che si girano, si appallottolano, si girano al contrario e col velcro si chiudono e diventano una palletta così. Tenerla in borsa, voglio dire, non pesa veramente nulla, non pesa nulla. Vabbè, che dire, era una mia piccola divagazione e considerazione, ma va bene così, so, non volevo fare un pippone stramegagalattico, però sti pensieri mi vengono e mi fa piacere condividerli. Comunque, avevo una cartolina sconto, mi era arrivata, sapete quelle che vi arrivano a casa, nella quale potevo prendere due prodotti al 50% di sconto. Se ne avessi preso solo uno, lo avrei pagato con il 40% di sconto. Siccome mi è terminata sia la crema viso da giorno che il contorno occhi, ho deciso di utilizzare e sfruttare questa cartolina perché io con le creme di Yves Rocher mi sono in linea di massima trovata pure il prurito nell'orecchio. Mi sono sempre trovata bene. L'omaggio, vi faccio vedere subito l'omaggio che c'era relativamente all'acquisto fatto sfruttando questa cartolina, era questa pochette in tessuto molto molto carina, semplicissima in questo color grezzo con i profili verdi e soprattutto molto capiente. Adesso ve la faccio vedere anche dentro, è tutta foderata con il logo di Brochet, vedete? Eccolo qui con il verde. Sapete, le pochettine ne abbiamo sempre tante, però non sono mai sufficienti, quindi è sempre piacevole. Mi ha fatto molto piacere, insomma, poter ricevere questa pochettina qui. Ora deciderò come utilizzarla. Che creme ho preso? Allora, vi dico intanto che ho speso 32,46 euro. La crema da giorno veniva 34,95 e l'ho pagata appunto con lo sconto del 17,47 euro, mentre il contorno occhi veniva 29,95 e dalla cui cifra è stato decurtato, sono state decurtate 14,97 euro. Quindi 32,46 euro ho speso. La commessa, le ho spiegato insomma la tipologia di pelle che avevo, mi ha consigliato questa linea nuova. Adesso la vedete tutta specchiata perché c'è ancora il cellophane, ma io la tiro fuori perché praticamente penso un paio di, ho ancora un paio di applicazioni per la crema giorno, dopodiché è finita insomma.
E mi ha detto che è uscita questa nuova, scusate il rumore, questa nuova linea qui, Anti-Age Global, crema anti-età sublimante da giorno per pelli secche, qui dice. Allora, la mia è una pelle che ormai tende ad essere secca. Sì, sudo, sì, mi si lucida un pochino la zona T quando sudo, ma più che zona T è rimasta solo la sbarra della zona T, perché poi la fronte no, più che altro è questa zona centrale, ma in linea di massima la mia pelle tende comunque andando avanti con gli anni a seccarsi. E questa è una... ha il 96% di ingredienti di origine naturale. E lo 0% di coloranti e oli minerali, e la cosa ci fa particolarmente, mi fa particolarmente piacere. Al nettare vegetale di Gemma mi diceva che è un qualcosa che ha proprio una pianta, insomma, che ha un effetto proprio distensivo e nutritivo per la pelle. E questa è la confezione. È una confezione da 50 ml. Il pack è in vetro o plastica? Dovrebbe essere vetro. Dovrebbe essere vetro. E questo è quanto. L'odore è molto molto buono e mi ha fatto provare il tester sulla mano e l'ho trovata corposa, ma si assorbe veramente abbastanza in fretta, per cui anche cioè, andando la mattina veloce per truccarmi, con un attimo si assorbe e lascia veramente una sensazione di pelle idratata ma non unta. E ho preso della stessa linea anche il contorno occhi, perché è una linea nuova, non lo avevo mai provato, ne ho provati altri di Yves Rocher, ma questo no. E sinceramente ho approfittato appunto dello sconto del 50% per provarlo. È un trattamento anche illuminante. La confezione è una confezione da 15 ml, non vi ho detto il PAO. Wow, 6 mesi, ma io le creme ci faccio sicura. Sì, diciamo più o meno, sì, riesco a farci dai 6, 7, 8 mesi, dipende un pochino, ma ci faccio veramente tanto tempo con le creme. Anche qui presumo che il PAO sia di 6 mesi, sì, esatto, e il principio attivo è praticamente lo stesso dell'altra, è un corregge tutti i segni dell'età, illumina lo sguardo, che cosa dice qui? Distende le rughe. Si applica mattina e sera sul contorno occhi, quindi questo prodotto lo utilizzerò per il momento sia da giorno, no, da notte no, perché da notte sto utilizzando una come si chiamano quelle che vi ho fatto vedere l'altra volta? No, Swiss, HQ, insomma quelle lì, che mi sta piacendo tantissimo. Questa per il momento la utilizzerò solo da giorno, anche se qui dice che si può utilizzare anche da notte, va bene sia per il giorno che per la notte. E questa è la confezione. È simpaticissima, no, simpaticissima, no, ha la pallina dalla cui punta poi esce il prodotto, viene erogato il prodotto, e ha una consistenza cremosa, non è gelosa, trasparente, e vi dirò in corso d'opera come mi ci troverò, insomma, con questo prodotto. Questo è quanto, queste sono le spesucce. Ah, e poi vabbè, vi dicevo che sono andata da Wycon e ho preso il Quick Eyeliner Deep Black, quindi proprio il nero, eccolo qui. È la seconda confezione che acquisto perché mi piace, mi sono trovata molto bene, ha un tratto piuttosto deciso, dura tutto il santo giorno, è facile anche molto, è molto semplice da applicare e quindi ho deciso di riprenderlo. Questo l'ho pagato 4,90, quindi anche un prezzo molto 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 abbordabile. Questo è quanto, questo è stato un assaggio di saldi, non so dirvi se arriveranno altri video dei saldi, non lo so, è probabile di no, non lo so, penso di no, a meno che andando all'outlet a Castel Romano, per chi è della zona, vogliamo andare questa volta dall'altra parte, noi che in genere andiamo sempre a Valmontone, a meno che non trovi qualcosa proprio di super fantasmagorico ed interessante che meriti di essere acquistato, non so se acquisterò altro. Almeno per me, insomma. E niente, come sempre, fatemi sapere che cosa ne pensate. Spero di avervi intrattenute piacevolmente. Voi siete già andate a caccia di saldi? Secondo voi, questi saldi di quest'anno sono saldi appetibili oppure no?
Ho detto per me, insomma, non più di tanto, una grossa delusione per quello, perché poi ho girato anche altri negozi. E niente, poi vi volevo chiedere, in questo centro commerciale nel quale sono stata, hanno fatto alcune modifiche interne e hanno aperto un negozio Terra Nova, molto molto grande. Io non sono mai entrata, cioè nel senso non ho mai acquistato nei negozi Terra Nova. Voi come vi trovate? C'è qualcuno fra voi che ha acquistato da Terranova? Perché vedo che spesso ci sono haul che si vedono in giro nei negozi Terranova. Che qualità hanno questi prodotti? Come vi trovate? Insomma, fatemi sapere un attimo, perché ho visto che i prezzi sono abbastanza abbordabili e mi farebbe piacere, insomma, scambiare qualche opinione, qualche idea, insomma, con voi, se vi fa piacere. Va bene, io a questo punto vi mando il mio bacio super strega galattico. Vi rimando alla visione dei prossimi video, sempre solo se qualora vorrete, e vi auguro una buona serata, mattina, pomeriggio, buon pranzo, buona cena, a seconda di quando vedrete questo video. Ciao!